Tensioni e guerre segnano pesantemente il mondo, ma non frenano il desiderio di spostarsi che raggiunge livelli record. Oggi è la giornata mondiale del turismo e le Nazioni Unite la dedicano proprio al legame tra il viaggiare e la pace. I dati, d'altra parte, sono chiari. Si stima che 790 milioni di turisti abbiano viaggiato a livello internazionale nei primi 7 mesi del 2024, circa l'11% in più rispetto al 2023. Il turismo, insomma, incide dal punto di vista sociale ma anche economico ed il nostro paese svolge un ruolo centrale per presenza, ricadute occupazionali e opportunità. Il turismo è una componente fondamentale dell'economia italiana, vale oltre 6 punti di PIL, addirittura qualcuno li raddoppia al 13% mettendo tutto l'indotto, e all'interno del turismo la ristorazione si conferma un settore importante con oltre 22 miliardi di euro di spesa, più o meno a metà tra italiani e stranieri, ma soprattutto la ristorazione rappresenta quel soft power che porta i turisti, soprattutto internazionali, a scegliere l'Italia. Quindi stiamo parlando di un settore che consente di scoprire il territorio, di entrare in contatto con la nostra cultura, con la nostra tradizione e con le grandi produzioni agroalimentari del paese. I dati Istat, peraltro, sottolineano come nell'anno 2023 siano stati 134 milioni gli arrivi lungo la penisola e ben 451 milioni le presenze negli esercizi ricettivi. Un aumento significativo con 16 milioni in più di turisti in Italia rispetto al 2022.